Amici di Telegolf, ben ritrovati. Tenso Struttura di Maranola, ottavi di finale di Coppa Lazio di Serie C2. Si incontrano due squadre che adesso sono proiettate in un finale di campionato sicuramente da alta classifica e perché no, per potersi giocare quelle che sono i posti nella Final Four di Coppa Lazio. Chi vi parla è Giuseppe Capuano, le immagini sono guidate dall'Estrena 2 di Telegolf condotte da Tiziana Palombi. Squadre già al centro del campo per il rituale saluto. Andiamo a conoscere i protagonisti di questa serata, iniziando ovviamente dall'Eur Massimo, che si schiera con numero 1 Blasimme, 2 Gentile, 3 Galvez Sterling, 4 La Medica, 5 Padellaro, 6 Anzidei, 7 Scaduto, 8 Pignotta, 10 Sordini, 12 Fedeli, 15 Vischi, 21 Olivieri, 23 Barricelli e 25 Locchi, agli ordini di Mister Minicucci. D'altra parte l'Heracles, squadra di casa, con 22 Napolitano, 23 Petrella, 2 Valerio, 4 Zottola, 5 Ferrara, 6 Treglia, 7 Mella, 9 Cordatore, 10 Riso, 11 Corona, 20 Corrente, agli ordini di Mister Matteo Macarin, panchina. La squadra, quella dell'Eracle, che deve riprendersi dal KO interno subito pochi giorni fa qui al Palamendola, anzi qui al Palamaranola. 2-6 contro il Virtus Faiti e sicuramente adesso bisognerà giocare in un altro modo. Dall'altra parte troviamo una squadra che è lanciata verso la parte alta della classifica nel girone C, una squadra che vuole a tutti i costi centrare la C1. Tutto pronto per palla 2, il direttore di gara dà adesso il via. Squadre che iniziano a fronteggiarsi. Pallone lanciato in avanti, c'è il controllo e poi Petrella. Un Heracle che si presenta con Riso, Ferrara, Petrella tra i pari, Mella e Corrente. Dall'altra parte in completo bianco la squadra romana con il numero 6 Anzidei, con il numero 8 Pignotta, il portiere Blasimme, con il numero 3 Galvez. E tendiamo di leggere l'ultimo giocatore, quello che è in questo momento in possesso palla. Ovviamente tempo di trovare il numero. Si tratta del numero 21 Olivieri. Questi 5 che partono titolari praticamente per le due formazioni. Adesso possesso palla dell'Eur Massimo. Prova a salire adesso la squadra con Anzidei. Perde però il pallone. È stato il tocco di Pignotta e allora palla al lato a disposizione di Corrente. Ferrara, poi Riso, non riesce a far partire il pallone. Gara che si disputa praticamente sull'andata e ritorno. La prima si gioca qui a Marano, la seconda sarà sul campo dell'Eur Massimo a Roma praticamente fra 15 giorni. Il risultato sarà quello cumulativo. Quindi ogni errore si paga caro, può costare in maniera pesante da ambo le parti. Galvez la gioca dietro, poi c'è Anzidei, porta a passeggio il pallone l'Eur. Buon giro palla della squadra in maglia bianca. Una partita che potremmo presentarla come i due opposti, visto che l'Eur è già in partenza dalla struttura cromatica, l'Eur è bianco. L'Heracles è nero, l'Eur è una squadra di un quartiere, è proprio questa la parola che spesso ricorre, la squadra del quartiere. Ci tengono tantissimo i giocatori dell'Eur Massimo alla propria radicalizzazione nel quartiere Euro, mentre il Città del Golfo è un tentativo di fare quadrato, mettendo insieme più realtà di paesi per creare un'idea di città. Quindi due idee diverse. Intanto Mella, pallone alto sulla traversa per lui. Due squadre che in classifica al momento sono praticamente all'opposto. L'Heracle è in fase discendente, mentre l'Eur Massimo è in fase ascendente.
non si nascondo, in casa Euro Massimo l'obiettivo è quello di vincere il campionato, perché no, salire in C1 in un modo o in un altro, o con la Coppa o con il campionato. Quindi questa gara acquisisce un grandissimo valore per le due formazioni. Intanto c'è un problema al portiere Blasimme. Colpo freddo. Quindi Cucci è arrivato praticamente a gennaio in questa squadra e ha subito dato il proprio pilone, un allenatore che ha esperienze importanti, anche la nazionale under 19 per lui di calcio a 5, mentre Macari è sì un esordente, ma è un esordente che scorso anno vinse il campionato con questa squadra di C2, quindi un esordiente, se vogliamo definirlo esordiente, di tutto rispetto, anzi. Calcio d'angolo, pallone battuto dalla squadra di casa, non filtra però la sfera, resta lì, ancora corrente a battere all'indietro Riso, pallone da dimenticare, scagliato altissimo, non la fare per lui, allora tutti al lato. Neur Massimo che si è presentato in forcing in fase di riscaldamento, praticamente contavamo quasi 15 persone più ovviamente lo staff tecnico. Pallone portato a passeggio da Pignotta, Galvez non fa passare il pallone Riso, chiude tutto, è partito Galvez, anzi dei per Blasimme, va Blasimme di piede a lanciare lungo, lascia scorrere l'Eracle, palla che si spegne sul fondo dove Petrella può tranquillamente gestire e far ripartire i suoi. Corrente per Ferrari, lancio in avanti in corso tempo Mella, allora Blasimme comodo, può gestire il pallone e far ripartire per Anzidei. Anzidei la gestisce per il proprio compagno, poi Galvez, si tratta del numero 10 Sordini, è entrato adesso in campo Anzidei. Bel forza, girano spesso i giocatori dell'Eur, soprattutto senza palla. Intanto Riso parte insieme a Sordini, la sua scivolata e c'è il fallo. Tre di gara lo punisce con questo calcio di punizione, praticamente lo avvisa che non lascerà scivolare via interventi. Pallone che sarà da battere su calcio di punizione, mentre è già passato il quinto minuto. Sulla sfera c'è Carlo Sordini, va Sordini a osservare la barriera, sicuramente cercherà tiri in porta, infatti sembra scutare, voler trovare un varco. Si attende l'ok del direttore di gara, adesso si gioca. Ma Sordini direttamente verso la porta, para Petrella, bello il suo intervento, di piede alza il pallone, lo allontana, ma c'è comunque da giocare. Ancora Sordini, il tiro rimpallato questa volta da Mella, guadagna il fallo laterale la squadra in maglia nera. Rimane alto il pressing Ferrara per Riso, aggressivo l'Euro adesso, c'è il fallo da parte del numero 25 Locchi. Nicolò Locchi entrato praticamente adesso in campo, ha messo il primo fallo dell'Euro. Intanto il controllo di Mella difettoso, nulla può su questa gestione di palla, allora è lo stesso Locchi che va a battere per Anzidei, si fa vedere ed è servito Olivieri, ancora Locchi, Anzidei non riesce a far filtrare, poi Olivieri si era proposto in avanti proprio il compagno numero 6, staccano vista praticamente lui e Olivieri sono gli unici due che hanno iniziato titolari la gara. Sordini per Anzidei, fa girare subito l'1-2, la chiusura di Ferrara su Anzidei, non c'è fallo secondo il direttore di gara, la rimessa però della squadra romana. Anzidei indietro per Sordini, Olivieri cerca di superare Riso, all'indietro ancora per Sordini, Locchi si fa vedere, ancora Sordini in gran possesso palla,
Sordini ancora Locchi, quasi a voler stanare l'avversario. Sordini a cercare Locchi, prova a prendersi la velocità Locchi, il tiro taglia tutto lo specchio ma non trova il palo, mentre chiede il cambio Anzidei, pronto ad essere sostituito. Lancia davanti, lascia scivolare e poi va fuori il numero 6 ospite, va dentro il capitano dell'Euro Massimo, si tratta del numero 7 scaduto. Olivieri in avanti a cercare scaduto, non la fare Petrella, può tranquillamente gestire il pallone che arriva, sfera battuta per Ferrara, non filtra il pallone, poi Ferrara a questo scatto può avanzare la squadra di casa, poi la chiusura d'Olivieri. Sale il numero 21 a cercare Locchi, cerca un compagno Locchi, lo trova su Sordini, cerca lo scavetto, trova il pallone però Riso, passaggio su Zottola, entrato in campo al posto di Mella, cambiano lo schema però. Olivieri c'è di qua, scaduto, lo trova Neura che prova a stanare l'Eracle che è ben rintanato, l'arbitro blocca tutto, c'è il time out, quindi tutti in panca per, anzi no, allora l'arbitro ha bloccato il gioco per segnalare un fallo dell'Euro Massimo, quindi fallo dopo che aveva lasciato comunque proseguire, va fuori corrente, va dentro Corona per la squadra di casa, c'è anche Valerio dentro, lasciato spazio in campo Ferrara. Blasim battuto già il pallone per lui, Sordini prova a puntare sul Riso, c'è da quest'altra parte Locchi, lo serve all'indietro per scaduto. Sordini deve fare un po' di straordinario gentile, riesce ad arrivare sul pallone, il lancio in avanti, si perde in questo caso il pallone. È un Eracle che comunque in fase difensiva sta giocando in maniera ordinata, nulla da recriminare per la squadra di casa. Adesso scaduto, dribbla su Zottola, però c'è Corona in secondo tempo, Riso non riesce a passare, palla fuori, ultimo tocco proprio di Riso. Bel duello praticamente tra queste due squadre, ci si aspettava una partita del genere, infatti non sta per nulla tradendo le aspettative. Pallone verso Locchi, Locchi prova a conquistare lo spazio, Corona non filtra la sfera, poi il tacco a cercare Riso, Riso ancora dietro per Zottola, cerca un varco Zottola, non ci sono compagni su questo lato, allora deve tornare sui propri passi, cerca Riso, lo trova, Corona la gira di prima, scaduto, prolunga verso Blasimme, Blasimme subito in avanti, adesso c'è un buon varco, pallone però che non filtra per Gentile. Allora, subito Corona prova a portare il pallone in avanti, piccolo trotto però non può forzare anche perché è schierato praticamente l'Euro Massimo. Palla fuori, rimessa che sarà però della squadra in maglia nera. Corona va a cercare Riso, Riso le prese con Gentile, cerca l'accelerazione, trova il fallo, anzi no, trova la palla fuori Riso. Due ballavano lungo la linea dell'out, alla fine si è trascinata la sfera fuori Riso, scaduto per Locchi, si fa vedere Sordini, Sordini dribbling su Riso e qui c'è il fallo da parte di Riso. Bel duello questo tra questi due giocatori, però che riparte per Sordini, Locchi è scaduto, cercare Gentile, la chiusura però dell'Eracle, Treglia cerca un compagno, tutto chiuso, allora Treglia prova a involarsi, scaduto, legge bene la traiettoria, scambia con Blasim, qui va un po' fuori giri l'Eracle, deve ritornare Valerio sui propri passi, Gentile va il pivot numero 2, qui commette fallo Valerio, fallo numero 3, attenzione perché si alza la quota falli pericolosamente per l'Eracle, siamo quasi a metà primo tempo. Sordini sicuramente cercherà la via della porta, a meno che non voglia cercare la soluzione ragionata la squadra di mister Minicucci,
pallone verso la porta, ben lontano però dai pali di Petrella. Corona in avanti, anticipato Zottola, nulla da fare per lui, palla è fuori però. Galvez rientra dentro, esce Locchi, staffetta praticamente tra i due giocatori. Pallone giocato davanti alla propria area per la squadra ospite. Gentile la gioca su Sordini, alla fine torna indietro su Blasim. Galvez cerca il dribbling, riesce a trovare Sordini, lo scatto, corona di testa, chiude, poi Zottola, ripiegamento difensivo su Treglia. Intanto è uscito Riso per far spazio a Treglia, bisogna di un po' di riposo. Il numero 10 Valerio si frappone nel passaggio, Galvez lo potrà ripartire la squadra in maglia nera. Siamo al 13° minuto, quasi 15°. Treglia qui si perde il pallone, rimessa che sarà per gli ospiti. Va il numero 23 Barricelli, è entrato adesso in campo. Baricelli, Sordini, Gentili e Scaduto in campo per la squadra ospite, oltre ovviamente a Blasimme. L'Eracle con Treglia, Zottola, Valerio e Corona. Tanto Valerio prova a portare il pressing su Gentile, prova a spazzare via Gentile, nulla a fare, non passa il pallone, ma ovviamente non si rende pericoloso l'Eracle, non ci sono state grandissime azioni pericolose. Può ripartire Scaduto, va a cercare Sordini mentre Minicucci dà indicazione ai suoi. Corona rientra su questa sfera, va Corona a cercare il pallone in avanti, fuori Zottola, dentro Mella, cambio volante per la panchina dell'Heracles. Pallone battuto, sfera fuori, ovviamente la squadra ospite dai e vai mentre continua le fasi di riscaldamento corrente per rientrare in campo. Sordini, dai, vai per Scaduto, non trova Gentile al centro, c'era comunque Valeria appostato nei pressi. Treglia, l'invio in avanti per Mella, insegue il pallone Mella, il tiro lontano dai pali, ma il pallone era già terminato fuori. Ci sarà rimessa allora per Scaduto e compagni. Pallone giocato verso Sordini, Sordini il dribbling su Corona, riesce a passare ma il pallone è terminato fuori. Allora Corona torna in possesso di palla, servito Mella, mette giù la sfera, Mella cerca un compagno con il tacco, lo trova in Treglia, ancora Treglia, l'indietro per Corona, va Corona, svirgola, Blasim risponde presente in questo caso. Ancora Corona a battere sotto per Mella, non arriva al contatto con il pallone il numero 7, sfera che fila liscia senza che nessuno riesca a intercettarla. Tanto fuori Sordini, è ritornato in campo anzi Dei. Scaduto per Barricelli, ancora Scaduto, passa da lui il pallone in questo frangente, Gentili lancia in avanti, ha un po' arretrato il proprio raggio d'azione il numero 2 Valerio Gentile, mentre va fuori Valerio dall'altra parte, ritorna in campo Ferrara, il pallone per Treglia, lo scambia proprio con Ferrara, cercare Corona, lo scavetto per Mella che ha il problema di gestire la sfera, riesce in qualche modo a tenerla. Treglia si rifugia all'indietro su Ferrara, deve tornare su Treglia però Corona, questo lato c'è un po' di spazio, Ferrara prova a metterla in mezzo, all'indietro per Corona, c'è Mella però riesce a giocarla ancora indietro per Treglia. Ferrara, anzi Dei, gli concede il varco, fa Ferrara, può tirare, Blasim para in due tempi, fa suo il pallone, non ci crede neanche lui Ferrara quando anzi Dei gli ha lasciato il varco, può andare addirittura a cercare il tiro. Barricelli, possesso di palla, poi ancora Gentile, impostare per Scaduto, la chiusura di Corona, pallone rimane attivo, Corona lo corregge verso Blasim ma nulla da segnalare. Potrà ripartire la squadra ospite, controlla Anzi Dei, nessuno si presenta a marcarlo, allora viaggio al centro per Olivieri, la chiusura Barricelli e c'è il gol, 1-0 Barricelli,
Al 17esimo lo 0-1 lo segna il numero 23 Barricelli. 0-1. Prima sbavatura difensiva e arriva la punizione praticamente per l'Eracle. Sotto adesso di un gol. Quando ormai siamo al 18esimo minuto. Ferrara deve controllare il pallone. Ferrara cerca un compagno nell'appoggio. Sfera finisce fuori. Lancia in avanti, Mella anticipato. Messa laterale che sarà da giocare per la squadra di casa. Treglia per Ferrara, c'è accanto Riso, pallone che non filtra, poi ancora Treglia su scaduto, non gli lascia l'appoggio, va al tiro Treglia, respinto il suo pallone. Potrà giocarla ancora in avanti l'Eracles, pallone che impatta sulla barriera, poi il passaggio che non filtra, arriva Treglia sulla sfera da terra, Olivieri riesce a prenderla, può ripartire scaduto. Indietro su Anzitei, in vantaggio adesso la squadra ospite, Barricelli, proprio lui a segnare il gol del vantaggio. Olivieri indietro a cercare scaduto, poi Blasem verso Petrel, Blasim, Riso per Treglia, Mella, passaggio che non arriva. Molto più concreto Leur, adesso Yuri Mella mette un pallone pericoloso, esce bene Riso, perde l'ultimo contatto con la sfera, poi Ferrara, in attacco su di lui Olivieri, Petrella, lancia in avanti addirittura verso Blasim, buona guardia il portiere, subito dall'altra parte Olivieri, va al tiro, pallone che scivola fuori. Eracle che non sta cercando la porta, ma per meriti dell'Euro, non per demeriti propri. Ovviamente l'Euro sta giocando una partita seria, di quelle attente, ben chiuse in difesa e pronti nella ripartenza. È andato fuori Barricelli, è rientrato in campo Locchi. Non è lanciato in avanti. Controllo, poi in qualche modo Valerio riesce a mettersi in mezzo sul pallone. Mella cerca il varco sull'Occhi, non passa, ne recupera comunque una rimessa laterale. Fa sentire Minicucci anche dal direttore di gara. Corrente in battuta, cercare Riso, è marcato da Sordini, scappa via Sordini, però possibilità di quel 3 contro 3. Adesso Olivieri, cercare di nuovo Sordini, lo scambio 3-2, Sordini non passa, c'è Valerio in chiusura, va il numero 10 a giocarla su Anzitei. Anzitei chiede il pallone a Olivieri, unico giocatore che non è mai uscito fin qui, ovviamente oltre al portiere, ma il portiere fa partita a parte. Anzitei per Locchi, gioca adesso davanti alla propria linea di porta Leur Massimo, con calma però in qualche modo districa la matassa. Sordini per Blasimme, lancia in avanti, Mella di petto, arriva subito Locchi, poi ancora Mella, riesce a rifugiarsi in fallo laterale, messa che sarà da giocare però per l'Eracle, ultimo tocco del giocatore romano. Qui Valerio butta via il pallone, ma ovviamente non ci sono grandissime possibilità in attacco per l'Eracle al momento. Tanto bello questo disimpegno della squadra ospite, pallone che rimane giocabile. Riso a caccia della sfera, lo accompagna fuori il pallone Riso, subito battuto per Corrente, rientrato anche Zotto al posto di Mella, rimessa che sarà per Riso. Valerio per Zottola, cerca il varco Zottola, non riesce a passare, torna indietro Riso, la chiusura di Olivieri, non va convinto su questo pallone, poi Corrente, la chiusura di Locchi in questo caso, rimessa tra nei pressi della panca ospite, Valerio ancora per Corrente, 0-1 il punteggio. Blasimme
rientrato scaduto, va fuori, e questa è la notizia, il numero 21 Olivieri, prima volta per lui in panca. Adesso pallone comodo per Petrella, lancio in avanti, Riso ha anticipato la scaduto, anzi dei per Sordini, il passaggio per scaduto, non riesce a girare scaduto, poi Locchi, il tiro, c'è il gol di Sordini, 23esimo, Sordini 2-0 a favore degli ospiti. Ancora una volta punito l'Eracle, ma da una giocata abbastanza articolata. Adesso cercherà di sbilanciarsi in avanti la squadra di casa, ma ovviamente si concedono spazi a quelli che sono gli ospiti. Intanto Euro Massimo si ritrova a gestire due gol di vantaggio, due gol fuori casa, che sono comunque importanti nell'economia delle due gare. Valerio qui non trova compagni, l'apertura che sarà per scaduto, in battuta per Locchi, Anzidei su Zotto, riesce a passare Riso, la parata di Blasimme, lancio in avanti, Blasimme non riesce a far ingaggiare Locchi sul pallone, Riso porta a passeggio la sfera, tutto chiuso, larga le braccia, preferisce giocare ripartendo da Valerio, in avanti per Corrente, Corrente fuori però per lui il pallone. Riparte scaduto, mentre c'è il cambio, va fuori Anzidei, va dentro il numero 8 Pignotta. Pallone gestito per Corrente, si chiude per un attimo Corrente, Pignotta commette fallo su di lui, la batte verso Zottola, all'indietro ancora per Corrente, Riso è tutto chiuso, l'Eur praticamente chiude ogni varco nel momento in cui il pallone ce l'ha l'Eracles. Pignotta in battuta, Sordini cerca Locchi, palla che termina fuori per Locchi, nulla da fare per lui, Riso per Valerio, si gira bene Valerio, riesce a scappare via, il pallone non era fuori, qui prende un abbaglio il direttore di gara, rimessa laterale battuta da Sordini, Pignotto, Locchi, Valerio, sarà lo stesso Locchi a giocarla su Blasimme, il pallone adesso, sfera che si perde verso Petrella, subito è arrivato in avanti Leur, Zottola, la Zottola cerca il varco in mezzo a due uomini, non passa il pallone, Locchi, c'è il fallo di Zottola, va fuori Mella, cioè va fuori per Mella, va fuori Corrente, va dentro Corona, questi cambi attuati dalla squadra di casa, mentre c'è fallo da battere per Locchi e compagni. Non è che cambia di proprietario, Corona per Valerio, poi Riso chiuso, allora può ripartire la squadra ospite, perde per un attimo il tempo Pignotta, allora deve tornare indietro da scaduto, lancio in avanti, adesso si perde sul fondo per Leur Massimo, subito la battuta di Petrella, mentre siamo oltre il 27esimo, Mella riesce a controllare il pallone, su di lui c'è scaduto, Mella deve girarsi però, tutto chiuso, torna indietro su Ferrara, di sinistra a cercare Corona, pallone che torna dall'altra parte, rimessa che sarà per l'Eracle, battuta verso Mella, 0-2 il punteggio, Mella all'indietro per Ferrara, si propone Corona ma è tutto chiuso, deve ripartire allora da Petrella, lancio in avanti per Riso, non riesce a trovare il tocco per ammorbidire verso Mella, fuori Locchi, ritorna dentro Olivieri, scaduto,
porta a passeggio il pallone, trova proprio Olivieri, ancora scaduto, messo il pressing, pallone per arriva comunque a Olivieri, c'è la chiusura, Mella riesce a prendersi un buon pallone, punta su scaduto, prova a portarlo sul destro, va Mella, incrocia bene, sfera che però termina fuori. Bella la giocata di Mella, buon il controllo di palla, mentre va fuori scaduto, va dentro Gentile che quando entra si posiziona da pivot avanzato, poi man mano arretra la propria posizione. Servita adesso la Pignotta, rimessa che sarà per l'Eur. Olivieri, cioè sul lato Sordini, riesce a cercare in avanti Gentile, rimessa che sarà per la squadra di casa. Corona a cercare Riso su Ferrara, lancio in avanti, Mella anticipato da Sordini, Olivieri cerca addirittura la porta, c'era un bel varco di poco a lato il suo pallone, parte proprio Petrella, il tocco di testa di Sordini, Pignotta, gestione palla per la squadra ospite, Sordini per il controllo che non arriva di Pignotta, palla fuori mentre controlla il cronometro l'arbitro, c'è Gentile fermo, si riparte adesso per Mella, problema di girarsi, è tutto chiuso, cerca il varco Mella, non aggancia Corona, nulla da fare per la squadra in maglia nera, e l'arbitro dice che può bastare così. Termina qui il primo tempo, 0-2, il doppio vantaggio dell'Eur, Barricelli e Sordini gli autori del doppio vantaggio della squadra ospite, ma una gara dove l'Eracle è stato punito solamente nelle due sbavature, se proprio le vogliamo chiamare sbavature difensive. Tutti in campo, pronti per ricominciare il secondo tempo. Praticamente tornano tutti i giocatori che hanno iniziato la gara da ambo le parti. Si inizia adesso, seconda frazione di gioco, 0-2 in vantaggio la squadra romana. Anzitei, non è giocato verso Blasimme, lancio in avanti Ferrara, qui cicca di poco il pallone, poi cincischia con la sfera. Interviene Petrella comunque in qualche modo, qui non arriva Riso sul pallone, c'è Pignotta che lancia in avanti per Olivieri, si chiude il triangolo, poi Pignotta ancora va al tiro, chiude questa volta Petrella, concede il corner però il portiere numero 23, si alza Pignotta. Un Eur massimo che è un bel mix tra giocatori esperti e giocatori giovani. Sono divertito a leggere le età, gli anni di nascita, ci sono tanti giocatori tra il 95 e il 97 e alcuni di questi praticamente titolari, c'è Olivieri, intanto bello il tentativo in avanti, Galvez non riesce a girare verso la porta. Diciamo, tanti giocatori giovani come Olivieri, come Locchi, come Vischi, come Barricelli, giocatore che ha messo a segno il gol del vantaggio, quindi un bel gruppo quello dell'Eur Massimo, potremmo dire così, anche a livello d'organico già pronto per quello che potrebbe essere il futuro in un campionato di serie maggiore. No, ovviamente devono centrare l'obiettivo. Tanto Corona prova a puntare, pallone messo in mezzo, non passa, anzi lei può lanciare in avanti Olivieri, la chiusura, poi Ferrara può giocarla con comodo verso Petrella, tutto chiuso, allora Petrella va a cercare la conclusione, citofonata del Blasimme, non ci sono state vere e proprie conclusioni tranne una di Mella nel primo tempo da parte dell'Heracles, partita bloccata per quanto riguarda la parte avanzata, l'attacco della squadra di casa,
tanto Galvez qui non può arrivare su questo pallone. Va Corona, cerca spazio. Tanto cadono a terra in due, nulla di grave per nessuno dei due giocatori. Riparte Corona per Riso. Cercare Ferrara, anticipato da Anzidei. C'è la rimessa laterale. Giocata di Riso verso Ferrara, è tutto chiuso. È già pronto in marcatura Pignotta. La Corona a partire per Riso. Scambia con un avversario, sfera che rimane lì, poi Pignotta all'indietro, Galvez, ancora Pignotta, chiude tutto Corona, sfera che resta lì, c'è la rimessa laterale a giocare per la squadra di maglia bianca. Battuta verso Galvez, fuori trova Macari il pallone, poi Zottola va al tiro, taglia la porta, non va a fare per lui, ma pallone pericoloso, potremmo definirlo così, per la squadra di casa che è andata al tiro. Lasin la gioca, Sordini, entrato in campo adesso Vischi, l'altro giovane, potremmo dire così, della squadra ospite. Va fuori adesso il pallone di Vischi. Petrella con un po' di lancio avanti, Sordini legge bene, poi Zottola non riesce ad avventarsi sulla sfera, poi ripartire Olivieri, la finta, saluta e se ne va, il pallone messo in mezzo e c'è il gol, 3-0, il pallone lo segna Vischi quando siamo al quarto del secondo tempo, 3-0, Vischi appena entrato in campo, partito bene, è andato via Olivieri, ha salutato Corona, ha messo in mezzo e Vischi si è fatto trovare pronto sul secondo palo. 0-3, si allarga la forbice adesso. Zottola per Riso, Ferrara, va Corona, riesce a tenere il pallone in campo, ma poi arriva comodo per Blasimme la sfera, può ripartire Vischi, va il numero 15, la scambia con Olivieri, poi Sordini, cercare Anzidei, Zidei dietro per Sordini, ancora Olivieri, uno stacca la vista, potremmo definirlo così, tanto Zottola entra in ritardo, commette fallo, Olivieri uomo cardine, potremmo dire così, della squadra dell'Ormassimo, almeno in questa gara. Pronto Mella ad entrare, uscirà Zottola, Corona il lancio in avanti che termina fuori nella zona di Minicucci, può ripartire la squadra ospite, Vischi, Sordini ancora in avanti a cercare Anzidei, Corona in anticipo su Vischi, poi Mella tiene il pallone giocabile, qui entra falloso Vischi, mette giù Mella, nulla di grave però da segnalare per il giocatore di casa. Corona, Ferrara, Anzidei esce bene, commette fallo, secondo fallo in pochi minuti per l'Ormassimo. Calcio di punizione da Corona per Riso, cerca lo scavetto, Mella non riesce ad arrivare sul pallone, c'è fallo però da parte di Mella, spinto vistosamente Vischi, se ne è reso conto il direttore di gara, allora pallone per Vischi, indietro ancora per Sordini, l'esterno, cercare Anzidei, appoggia per Vischi, Vischi in aria, il tiro, palla fuori, ma bellissimo il pallone messo da Anzidei, ma già nella partenza di Sordini il pallone era sembrato ben giocato, sfera fuori e sarà l'Heracles a giocare. Ferrara per Mella, chiude Olivieri,
Andrea Olivieri, tanti minuti per lui, è gestito adesso da Riso, esterno a cercare Corona, sfera per Ferrara, resta lì il pallone, poi termina fuori per Ferrara. Pronto il cambio, fuori Anzidei, dentro Scaduto, pronto anche Locchi ad entrare, Locchi classe 97, praticamente 22 anni. Olivieri per Vischi, ruba bene il pallone Mella, poi Blasim entra e c'è calcio di rigore, calcio di rigore all'ottavo minuto, Mella, palla c'è, palla non c'è, poi Blasim lo mette giù in uscita, calcio di rigore inamovibile il direttore di gara. Fuori Vischi, dentro Locchi, calcio di rigore che sarà battuto da Riso. Riso subirà almeno del gol che non arriva, però per Riso para il rigore il portiere Blasim, una parata che vale un gol, si rimane sullo 0-3. Pallone messo in mezzo, non si concretizza lo schema per l'Eracle. Ferrara per Corona, indietro per Riso, davanti a cercare Mella, Blasim esce comodo, si prende la sfera Olivieri, la presa con Ferrara, non passa il pallone, arriva anche Corona dal manforte, il passaggio verso Ferrara, poi Olivieri torna sul pallone, Corona non riesce a far andare via la sfera, il tiro poi da parte di Sordini di poco a lato, Petrella subito in avanti, in controtempo Mella lascia sfilare Blasim, palla che termina fuori, rimessa che sarà da giocare proprio per il portiere dell'Eur, mentre fra poco tanto c'è questo pallone che arriva comodo a Petrella, ma si è fatto male il portiere, rimasto giù Petrella, problema muscolare per lui. Si rialza claudicante, ma sembra dare il tutto ok, dovrà essere scodellato dal direttore di gara, lo mette fuori sperduto, anzi scaduto, scusatemi, Petrella. Lancio in avanti Sordini, legge bene, sono passaggi leggibili questi qui, Scaduto lascia il pallone fuori, rimessa che sarà della squadra di casa, già battuto per Mella, si gira su Sordini, ci mette il piede il numero 10, pallone giocato da Mella, Mella cerca il varco, addirittura nell'indietro per Valerio, marcato da Gentile che è appena entrato in campo, Locchi prova a tenere alto il baricentro, torna indietro la sfera, mentre è entrato in campo anche Corrente, uscito Corona, è entrato Valerio, quindi Corona, Corona fuori, Riso, Corrente, Mella e Valerio in campo per la squadra di casa, è uscito Ferrara, tanto Sordini prova a scappare via, il passaggio verso Locchi, tiro di Locchi, bravo Petrella in questo caso, risponde presente. Rimessa che sarà per Scaduto, di prima intenzione il tiro di Sordini, poi Corrente, tocco morbido a cercare Mella, ma il pallone è terminato fuori e viene ammonito Sordini per proteste probabilmente Sordini. Il pallone che sarà a giocare lo stesso Sordini, Scaduto. La gioca per Locchi, avanti Gentile, non riesce a stoppare il pallone in questo caso Gentile, vice capitano,
una delle colonne di questa Eur Gentile. Proprio per lui il pallone, adesso Sordini non riesce a metterla in mezzo. Già battuto il pallone Sordini verso Locchi, va a cercare scaduto qua l'indietro Blasin. Lancia in avanti Gentile, riesce a stopparla, esce su di lì Valerio Sordini. Gentile Sordini, ancora lo scambio 3-2, prova a venire su il numero 10, passaggio che poi termina fuori. La giocata è per Riso adesso, Mella, problema di girare il pallone, va sul sinistro, ribattuto da Capitan Scaduto. Come giocata verso corrente, non riesce a correggere verso la porta, poi Riso in qualche modo riesce a tirare, Sordini, qui Riso entra in maniera scomposta ma l'arbitro lascia proseguire, adesso blocca tutto e assegna il fallo all'Eracle con l'intervento di Riso. A 3-3 il compito dei falli, pesa sul Riso il errore sul calcio di rigore, poteva in parte riaprire la situazione mentre rimane a terra Riso. Adesso palla appoggiata fuori da Blasin, è rimasto a terra il numero 10, arriva Locchi a dare il 5 al giocatore, fuori Riso, dentro Corona. Ovviamente il rigore di Riso è stato parato, non sbagliato, quindi parte alleva il peso, tanto corrente qui non riesce ad aggiungere il pallone, sfera che termina fuori. Ricucci dà indicazioni suoi, 0-3 che non cambia. Valerio per Corona, corrente non riesce ad arrivare sulla sfera, poi lì in qualche modo la sfera giunge verso Mella. Mella, problema di mettere in mezzo la sfera, però continua a dargli del tu. Corona si alza e prende a campanile. Blasin, avanti c'era Locchi, preferisce giocarla sul corto. Sordini, Locchi è adesso servito. Valerio commette fallo. Pallone battuto da Scaduto, anzi era Pignotta. Locchi, comodo corrente, il numero 20 va in gestione adesso, lo attende Scaduto. Valerio prova a girarsi, non filtra la sfera, rimane lì, poi in qualche modo Mella riesce a intervenire. Mella, esce Blasin, in qualche modo districa la matassa all'Eur Massimo. Pignotta per Sordini, ancora Pignotta, si intromette Corona, sfera fuori, fuori Sordini, dentro Olivieri. Pallone giocato per Pignotta, Locchi lancia in avanti, si perde nel vuoto, fuori corrente, dentro Treglia, uscirà fra poco anche Mella per far spazio a Zottola. Intanto Valerio acquista questo pallone, Corona deve tornare indietro su Petrella che non riesce a tenere il pallone giocabile sull'attacco da parte di Locchi, fuori Mella, dentro di nuovo Zottola. La battuta di Locchi deviata da Corona, palla fuori, messa che sarà da giocare per la squadra ospite. Scaduto, preso con Treglia, poi la gioca su Locchi, pallone che termina fuori, Pignotta, Locchi, passaggio per Pignotta,
Olivieri riesce in qualche modo a gestire il pallone, quasi funambolico, ancora più funambolico Rozzottola sul sinistro, palla fuori. Visto l'angolo il direttore di gara, visto una deviazione probabilmente sul tiro di Zottola di sinistro, larga le braccia a Zottola. Valerio al volo, pallone che abbondantemente al lato, è riuscito a dar forza al suo tiro Valerio. Blasime comodo per Petrella, Treglia serve per Corona, ma Corona lascia poi sul posto Treglia, cercava lo scambio proprio con Corona, non passa però la sfera. Pronto a rientrare Ferrara, mentre va fuori Locchi, dentro Anzidei. Dovrà battere Pignotta, la gioca su Blasimme, va il portiere a cercare Olivieri, lo stop a seguire Olivieri. Un ottimo giocatore, poi Anzidei, deviato questo pallone. Un ottimo giocatore Olivieri, per questo Minicucci spesso e volentieri lo manda in campo, lo chiama a svolgere il proprio ruolo e gli dà un bel po' di minutaggio. Scaduto, cerca il varco per il tiro, non è alto per lui. Lancio di Corona, si perde fuori. Torna dentro il numero 23 Barricelli, va fuori Scaduto. Barricelli lancia in avanti, pallone che non passa per Pignotta. Pignotta la gioca per Olivieri, cerca il varco Olivieri sul sinistro, il tiro para Petrella al 19° minuto. Corona cerca in avanti Zottola, Pignotta chiude il varco, Zottola può venire in avanti però sfera che rimane lì, poi in qualche modo Blasimme la spazza via. L'arbitro blocca tutto per sincerarsi delle condizioni di Zottola e Pignotta, mentre è pronta a rientrare Sordini, va fuori Pignotta, numero 8 Pignotta, va in panca al 20° minuto, un po' acciaccato. Treglia ancora per Corona, Anzidei per Sordini, il tiro rimpallato, poi Treglia, non parte Zottola, ancora Treglia, lascia in giro per Ferrara. Treglia avanti per cercare Zottola, tutto chiuso, Olivieri può ripartire, passaggio verso Barricelli, Barricelli prova a puntare su Ferrara, il tiro poi da parte di Anzidei non passa il pallone verso la porta difesa da Petrella. Anzi lei, la battuta proprio Barricelli, autore di uno dei tre gol, poi Sordini si gira e tira, palla fuori, potrà ripartire proprio Petrella, lancia in avanti, anticipa bene Sordini, ritorna Riso in campo, Zottola per il pallone che arriva da Treglia a Riso, Treglia si gira e tira, taglia alla porta il pallone ma non trova la rete. Treglia deve restituire il pallone a Blasimme, non c'è stato nessun tocco, ma Blasimme lancia in avanti per Anzidei, palleggia per lui, sfera fuori, rimessa che sarà da giocare per l'Eracle. Riso per Ferrara, poi Petrella spazza via, brutto pallone questo lanciato via dall'Eracle. Blasimme qui fa forse peggio dell'Eracle, butta via questo pallone anche lui, potrà rigiocarla praticamente la squadra di casa. Mella anticipato, Riso per Mella, controllo, prova a girarsi, non riesce a controllarla Mella, messa dal fondo, Blasimme
qui Ferrara entra su Sordini, in avanti Baricelli, frana a terra Baricelli, quinto fallo da qui in avanti, non può più concedere falli l'Eracle, anche perché ci sono 8 minuti abbondanti. Anzidei a battere il calcio di punizione, dispone la barriera Petrella. Ma Anzidei, Petrella in due tempi, para, poi che è arrivato comunque citofonato. Adesso palla fuori. Sordini e Barricelli, qui commette fallo Riso. Fallo e tiro libero allora per la squadra ospite, che andrà a puntare verso Petrella. Sarà Olivieri a battere. Olivieri che fin qui non ha segnato, manca solo il gol praticamente alla sua prestazione stasera. Dovrà tornare abbastanza contento a casa. Tiro Olivieri qui da dimenticare, però al 23esimo. Petrella lancia in avanti, Anzidei, ancora Olivieri, Barricelli, larga per Anzidei, il tiro e c'è il gol. Anzidei, 23esimo, 4-0 a favore degli ospiti. 0-4 ovviamente, un 0-4 che pesa per quella che è l'economia della gara sul doppio appuntamento. Sono 4 gol messi in trasferta e vedendo la scarsa vena nel tiro in porta dell'Eracle, ma non dovuta al demeriti dell'Eracle, ma alla squadra ospite, ha veramente fatto una partita magistrale. Taccuino di azioni importanti, c'è solo una di Mella e il rigore sbagliato, rigore parato a Riso. È vero che i livelli sono diversi tra le due formazioni. Blasim, Ferrara, Gentile riesce ad anticipare. Ferrara, pallone per lui, poi Treglia, tira ancora Ferrara, chiusura di Gentile, si torna da Treglia. Controllo di Ferrara, palla che termina fuori, applaude Minicucci suoi, mentre continua a scaldarsi i Vischi. Gentile non può arrivare su questa sfera, palla che si perde, riparte Treglia, sfera ancora fuori, pronto ad entrare i Vischi, vediamo chi li lascia al posto. Anzidei. Comunque i gol dell'Euro Massimo non sono stati mai per nulla banali. Ci sono state tutte azioni ben ragionate, ben giocate a livello tattico. Palla fuori, rimessa che sarà per la squadra in maglia bianca. 5 minuti, anzi 4, più recupero. Vischi per Locchi. Anzidei, Blasim, palla fuori, ultimo tocco di corrente, rimessa giocata per Vischi, gioca palla verso Locchi, palla a terra, Anzidei la gioca proprio su Vischi, torna praticamente il pallone al mittente, Locchi si propone in avanti, preferisce servire Gentili, poi pallone che si perde sul fondo. Blasim, corrente per Valerio, chiude tutto Locchi, alza il campanile. Mella attende la sfera, si accontenta poi del fallo laterale, battuto la Treglia. Valerio si propone corrente in avanti, ancora Valerio lancia avanti, Locchi controllo, va Treglia, va al tiro Treglia, rimpallato,
Poi Sfera che arriva all'occhi, prova a puntare l'occhi, pallone che passa ma alla fine si perde nella zona gestita da Petrella. Valerio pronto ad entrare, uscirà Mella per Zottola, fuori il numero 7. Gentile per Scaduto mette la palla fuori. Zottola indietro per Valerio, ancora corrente per Treglia. Valerio prova a girarsi, cerca il varco, va al tiro, respinge Gentili. Zottola prova a puntare, il dribbling, chiude tutto Blasimme che rischia di tornare a Roma con la rete inviolata. Zottola, il tiro, para questa volta il portiere ospite. Ancora Zottola, prova a crederci, trova il varco, ancora Blasim, risponde presente. Treglia, la chiusura, poi riesce a far filtrare il pallone, corrente verso Zottola, va al tiro Zottola, questa volta è meno preciso dell'azione precedente. Rimessa che sarà dal fondo per Blasim, che chiama la calma ai suoi, anche perché 4-0 può bastare già in trasferta. Valerio prova a puntare a testa bassa, l'Eracle adesso trova il fallo di Gentile, calcio di punizione, Minicucci chiama la posizione ai suoi, fuori Gentile, torna in campo Galvez. Lo mette in barriera Blasimme. Va al tiro Valerio, poi preferisce giocarla su Zotto, esce Blasimme, si prende il pallone, gioca corta su Vischi, non c'è fallo secondo il direttore di gara da parte di Zotto, ultimo tocco proprio di Vischi. Treglia e l'arbitro dice che può bastare così, senza recupero si chiude la gara 0-4, applausi da ambo le squadre, ma ovviamente sorridere è l'Eur Massimo che torna a Roma con lo 0-4. Barricelli, Sordini nel primo tempo, poi Vischi e Anzidei per il risultato finale che favorisce la squadra ospite. Saluti a centrocampo e ovviamente complimenti all'Eur Massimo che ha disputato veramente una bellissima partita, ha dimostrato le proprie qualità e perché no, ha fatto capire di essere una seria pretendente a questa Coppa, essere una seria pretendente a quello che sarà poi il proprio campionato. Io ringrazio Tiziana Palombi e Linea che va al post gara. Mister Minicucci torna a casa con uno 0-4, ma soprattutto torna a casa con una partita dove l'Eur si è imposto e non ha fatto una sbavatura alla sua formazione. Sì, io ai ragazzi li avevo messi in guardia che sarebbe stata una partita complicata, prima di tutto perché è un'ottima squadra, devo dire obiettivamente che è un'ottima squadra. E poi il campo, essendo con queste misure ridotte in ampiezza, comunque sia crea delle difficoltà nello sviluppo del gioco. I ragazzi hanno applicato alla lettera tutto quello che era stato preparato per questa partita, sono stati molto diligenti, hanno impattato molto bene caratterialmente anche la partita, perché comunque sia questa è una squadra che ha messo in campo molto ardore, molto carattere, molta grinta e questo è un fattore, quindi non posso che fare i complimenti a tutti i ragazzi, hanno giocato perfettamente.
Arrivato da poco, perché praticamente a gennaio ha preso la guida di questa squadra, è stato chiamato praticamente per centrare uno ma due obiettivi, perché l'Eur Massimo punta a entrambi gli obiettivi in questo campionato. L'obiettivo della società è cercare di ottenere i risultati migliori possibili. Il mio obiettivo è quello di cercare di far giocare la squadra il meglio possibile, perché solo tramite il lavoro, tramite la conoscenza di quello che si fa, si possono ottenere i risultati. La vittoria è sempre un qualcosa di molto relativo, si può vincere una partita, ma si può vedere un giocatore che cresce e fa delle cose, no, molto importanti, e quindi anche quello per l'allenatore è un senso di vittoria. Noi lavoriamo con calma, facciamo quello che ci compete e alla fine della stagione, partita dopo partita, faremo i conti di come saranno andate le cose. Si vede la sua forma mentis, però nel passato ha allenato i giovani e questo Eur Massimo si affida tantissimo ai giovani, Olivieri, Locchi, Vischi, cioè ho visto che gli dà tanto tempo in campo e soprattutto gli dà, non dico importanza, ma ruoli cruciali. Diciamo che non sono io che impongo questo, ma il regolamento impone questo, quindi di riflesso non dare importanza ai giovani sarebbe un errore enorme. Visto che ce ne sono quattro in lista e uno deve stare sempre in campo, bisogna considerarli giocatori al 100%, non under. Per me sono giocatori al 100%, se stanno bene giocano tutti e quattro, non sto facendo di differenziazioni se sono under 23 con la cartellina a controllare se il giocatore sta in campo o meno, quindi è la regola che lo impone, quindi è una conseguenza. Termina 0-4, una gara giocata contro una formazione che è di altro livello, veramente una bella squadra questo Eur Massimo. Sì, termina 0-4, una partita che a mio modesto parere non sarebbe dovuta terminare 0-4, però oggi abbiamo affrontato una squadra mostruosa, non so che come... Con quale altro aggettivo definirla? Io mi limito a dire che l'allenatore allenava l'Under 21 nazionale, la nazionale Under 21, il portiere l'anno scorso stava con la Lazio in Serie A, avete visto il rigore che ha parato, mostruosa, squadra mostruosa, però io dico una cosa, sono orgoglioso dei giocatori dell'Heracles, di come oggi hanno giocato, di come oggi hanno dato l'anima in campo, anzi arrivo a dire una cosa, esistono sconfitte e sconfitte. Se avessimo giocato tutte le partite in casa così, con questa foga, con questa cattiveria, con questo agonismo, con questa voglia, probabilmente noi avremmo fatto punteggio pieno in casa. E oggi, ripeto, si perde giocando male e poi si perde quando l'avversario è proprio forte. Quindi complimenti agli avversari. È stato un gennaio non felicissimo per questa formazione, magari la sconfitta di stasera serve per ributtarsi nel campionato, per mettere in testa che l'obiettivo è quello, perché no, giocare così contro formazioni di quest'altro girone che hanno dimostrato di non essere l'Eur Massimo. Io credo che, non so se esiste un Eur Massimo nelle serie C2, forse di tutta età, non lo so, cioè, ma basta leggere i nomi. Però comunque sia, sì, hai detto bene, noi veniamo da una brutta sconfitta sabato dove probabilmente se avessimo giocato come abbiamo giocato oggi il risultato sarebbe stato un altro. Quindi io quello che chiedo a questi ragazzi è semplicemente di mettere quello che abbiamo fatto oggi, quello che abbiamo messo oggi in campo, tutti i sabati, le partite che mancano da qui fino alla fine di campionato. Poi è chiaro, bisogna lavorare, non ci scordiamo che questa è una squadra che nasce quest'estate dall'unione di tante situazioni, a dicembre c'è stato qualche cambiamento all'interno della rosa, abbiamo perso Giuseppe Supino, abbiamo perso Angelo Petrella, persone non di poco valore per chi conosce questo sport. Però io ho piena fiducia in tutti i ragazzi che ci sono e noi sabato dobbiamo andare a Sperlonga e rimettere in campo quello che abbiamo messo stasera, la stessa voglia che abbiamo messo stasera,